Buonasera agli amici telespettatori di Nuova Teleterni, eccoci di nuovo insieme per La Chiesa nella Società Oggi, la trasmissione della Diocesi di Terni in Arnia Amelia, che propone ogni settimana argomenti che interessano la religiosità, la spiritualità, ma anche la solidarietà e la vita della Chiesa. Questa settimana continuiamo un po' la scia del mese valentiniano dedicato ai festeggiamenti di San Valentino e insieme a San Valentino parleremo di una santa importante per i carmelitani che sono appunto i frati che guidano la Basilica di San Valentino e la parrocchia. E parleremo di Santa Teresa d'Avila e del Festival Teresiano che è cominciato nell'ottobre scorso e che si concluderà nell'ottobre di questo anno. Lo faremo insieme a Cristina Montesi, che è docente del Dipartimento di Economia dell'Università di Terni. E lo faremo insieme a Padre Bose, che è il parroco di San Valentino, e insieme a Emiliano Buccetti, che è il vicepresidente del Centro Culturale Valentiniano, quindi tutti soggetti impegnati in questo periodo nelle varie attività che appunto ruotano intorno alla Basilica di San Valentino. Questo Festival della Spiritualità Teresiana, Teresa tra Azione e Contemplazione, è un'iniziativa proprio nei 500 anni della nascita di Santa Teresa, che è nata nel 1515 ad Avila in Spagna ed è stata una santa importante per la spiritualità dei carmelitani ma anche per la Chiesa intera, è dottore della Chiesa e protettrice anche degli scrittori. E da Padre Bose appunto chiediamo che cos'è Santa Teresa per i carmelitani. I carmelitani nel 1500 già esistevano, avevano una loro storia passata, e poi è arrivata Santa Teresa. 1200, da 1200 c'è la presenza dei carmelitani a Monte Carmelo, in Palestina. Poi questa diffusione è avvenuta in tutta l'Europa dei carmelitani. Poi, passato i secoli, nel 1515 è nato Santa Teresa, che è morta nell'anno 1582. All'interno del convento dell'Incarnazione ha avuto questa idea nuova di rinnovare o andare agli origini dell'ordine. Insieme a San Giovanni della Croce ha provato di rinnovare, voleva rimanere dentro, ma non è riuscito a rimanere all'interno dell'ordine. C'era qualcosa che non la convinceva. Che cosa succedeva nell'ordine dei carmelitani? Forse passando i secoli, con l'obiettivo originale un po' c'era tanta, come si dice, non c'era quel rigore, quella fedeltà grande agli origini. Quindi ha fondato dei monasteri per le suore, anche per i frati con San Giovanni della Croce, si è anche voluto rimanere dentro, così è nato, diciamo, una famiglia nuova. Quindi famiglia teresiana, si chiama Carmelitani Scalzi. Prima si chiamava Ordine Calzati, Ordine dei Carmelitani. Quindi con lei una nuova storia, diciamo, è nata. A me stupisce il fatto che anche dopo 500 anni i suoi insegnamenti, dottrina che ha insegnato, non ha perso il suo valore. E quest'anno quinto centenario sarebbe un momento di approfondire le sue dottrine e insegnamenti con una prospettiva nuova della lettura che durante questo festival vedremo come viene spiegato, presentato in maniere diverse, diciamo. Ecco, appunto, un festival della spiritualità teresiana tra azione e contemplazione, proprio perché Santa Teresa è tutto questo, ha questa grande spiritualità nella contemplazione, ma è stata anche una donna appunto che fondando vari monasteri ha dovuto comunque affrontare anche questioni pratiche. E appunto in questo festival teresiano Cristina Montesi
C'è un po' tutto, no? L'aspetto di Santa Teresa in vari punti, con vari personaggi che ne parleranno. C'è la musica, c'è il cinema, c'è l'economia, Sì, no? Com'è questo sì. nata questa idea di proporre Santa Teresa in questo modo anche abbastanza originale? Perché Teresa è in sé una donna complessa ma sfaccettata, poliedrica, e quindi un festival che volesse veramente rendere conto del suo profilo non poteva essere che non interdisciplinare, interculturale e anche di genere, perché anche il suo essere donna ha contato, perché lei ha fatto delle imprese gloriose in tempi in cui i vincoli a cui una donna doveva soggiacere da un punto di vista non solo sociale ma anche ideologico, perché le donne non potevano insegnare, poi non conoscevano il latino e quindi molti testi sacri erano a loro precluse. Quindi lei ha fatto un'opera veramente magnifica. E ecco, il festival quindi dà conto e dà giustizia, rende giustizia a questa personalità così complessa ma anche così moderna, e legge Teresa, come ha detto lei, in chiave di mix di azione e contemplazione. Noi siamo portati a pensare ai mistici che stanno fuori dal mondo a pregare. Invece per lei azione e preghiera e opere andavano strettamente intrecciate. Infatti si parla non a caso di realismo teresiano. Ed ecco il legame con l'economia, perché dice: come mai io che sono docente di economia ti occupi di Teresa? Intanto per questo risvolto veramente pragmatico, perché lei ha fondato 19 conventi in meno di 15 anni con delle difficoltà Certo. enormi, perché questi conventi dovevano basarsi sul voto di povertà e poi lei non aveva risorse, quindi è stata un'impresa veramente diciamo miracolosa. Ha dettato una regola per la gestione di questi conventi, anche per la gestione efficiente, e tra l'altro erano comunità femminili dove l'andare d'accordo è anche più un'impresa più impervia. E quindi c'è sempre questa azione, opere e preghiera. Anche nella sua teologia c'è questa contaminazione, perché Teresa dice che il massimo dell'unione mistica con Dio significa il massimo dell'amore per gli altri, e quindi non c'è distacco. Tante volte la mistica orientale invece vuole un'adorazione di un Dio che è fuori dal mondo, e poi tutta autoincentrata sui benefici che la preghiera dà a livello individuale. Invece la preghiera qui dà dei frutti che sono nel miglioramento delle virtù delle persone e anche nelle opere. Quindi azione e contemplazione, che è una chiave veramente innovativa, perché se no si è abituati a schiacciare Teresa, come tutti i mistici, solo sul mondo iperuranio. E quindi ecco, siccome Teresa è sfaccettata, c'è un insieme di iniziative, quindi conferenze, dibattiti, tavole rotonde, concerti, proiezioni filmiche, che danno conto un po' della sua lettura, che è diciamo fatta secondo diverse chiavi. Per esempio c'è la chiave di lettura spirituale, qui abbiamo preso in considerazione Teresa e l'amore. Ci sarà sabato 7 marzo alle ore Sì, 18:30, ecco, infatti. colgo l'occasione per ricordarlo, l'incontro su Teresa e l'orazione come amicizia con Gesù. Poi ci sarà in chiave teologica Teresa e tra azione e contemplazione. Poi leggeremo Teresa in chiave interculturale, anche come confronto tra mistica orientale e mistica Certo. teresiana. Poi c'è anche una prospettiva sociologica, Teresa e l'arte del condividere, perché lei fonda delle comunità e quindi il saper condividere è importante. Poi ci sarà anche un profilo di Teresa scrittrice, e Teresa come scrittrice e Teresa amante dei libri, perché lei deve la sua conversione anche alle letture che Dei lei libri, fa. Quindi è un bel certo. esempio anche per noi donne, era una donna colta che spingeva all'istruzione. Infatti lei dice: le priore devono devono fare le biblioteche e far leggere le monache. E infine c'è anche la parte economica, ecco, che è quella forse quella più eretica, perché coniugare mistica e economia è un bel salto logico, Sì. che però non è diciamo non è un assurdo, perché Teresa fonda i conventi e quindi c'è un aspetto manageriale. Poi Teresa diciamo è molto
esalta molto la fratellanza, i beni relazionali, direbbero gli economisti, quindi l'amore per gli altri. E ci sono teorie economiche che dicono che più c'è amore per gli altri, più c'è coesione sociale, meglio funzionano i mercati. Quindi c'è un legame molto stretto. Sì. E infine, questo aspetto economico sarà poi anche il tema della conclusione, no? Sì. Del vostro festival, che vedrà anche la partecipazione di Stefano Zamagni, che è un grande luminare. Insomma, lui ha collaborato anche alla stesura dell'enciclica Caritas in Veritate, infatti. È veramente una persona di rilievo, ecco. Ecco, passiamo un attimo, torniamo nell'ambito valentiniano, perché queste iniziative appunto hanno per attori e promotori soprattutto i carmelitani. E, come si inserisce, diciamo, una proposta che poi è stata accolta subito dalla Basilica, dal Centro Culturale Valentiniano, ecco, sì. Come si inserisce il vostro apporto a questo festival teresiano? Beh, che noi... cosa avete colto della spiritualità teresiana in particolare? Beh, noi abbiamo subito dato il nostro contributo a questo intenso programma, perché diciamo è sicuramente una santa che si lega in un certo qual modo all'aspetto, diciamo così, valentiniano, del tema di amore a 360 gradi. In quanto, cosa che a me ha diciamo sorpreso molto, leggendo un passo del Cammino di Perfezione, se non vado errato, quando Santa Teresa parla della orazione, cioè di questa preghiera contemplativa, che è quella che ci porta ad un più, diciamo, intimo rapporto con quello che è il trascendente, quindi con quello che è Cristo, con quello che è Dio, dice praticamente che la orazione non è altro che un intimo rapporto di amicizia e quindi un frequente intrattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo di essere amati. Quindi si lega perfettamente con il messaggio valentiniano. Certo. Cioè di questo santo che ha speso la sua vita per amore degli altri, e quindi noi abbiamo sicuramente accolto volentierissimo questa nostra, diciamo, compartecipazione a questo interessantissimo festival, non solo per questo aspetto del tema amore che lega Santa Teresa d'Avila con San Valentino, ma anche perché comunque sia è una santa carmelitana e chiaramente la nostra parrocchia è retta da un ordine carmelitano, quindi abbiamo sicuramente accolto questo invito che ci veniva rivolto, insomma, per collaborare al meglio. Insomma. Ecco, in questo mese di febbraio naturalmente tante le iniziative per gli eventi valentiniani, la festa di San Valentino, e anche iniziative che si sono un po' così anche unite, intrecciate con il festival teresiano. Per San Valentino naturalmente è stato dal Centro Culturale Valentiniano proposto la rievocazione storica del martirio, che è stato anche uno dei momenti centrali per ricordare la figura appunto di San Valentino, oltre alle celebrazioni legate un po' più alle ricorrenze degli innamorati. Però questa di San Valentino, del suo martirio, è proprio una rievocazione storica che fissa alcuni punti della personalità e della predicazione di San Valentino, no? Assolutamente sì. Diciamo questa nostra rievocazione storica prende spunto, diciamo, da un'opera del 1696 scritta da un ternano, Antonio Checchi, e dal titolo Melodrama San Valentino. Chiaramente in quanto tale aveva anche una parte musicale che però negli anni è andata perduta, quindi noi abbiamo soltanto avuto questa parte, diciamo, scritta, questa parte recitata, e quest'opera è stata portata in scena nel 1696 una sola volta durante la inaugurazione dell'altare maggiore dell'attuale basilica, e noi l'abbiamo riproposta chiaramente con una lettura dei giorni nostri, quindi chiaramente, diciamo, andando a tradurre alcune parti che erano scritte in un italiano volgare, perché si parla del 1696. Certo. Quindi l'abbiamo, come dire, portata ai giorni nostri e poi chiaramente resa nota al pubblico ternano, come
accadeva nel 1696. Quindi un'opera che focalizza, diciamo, una attenzione particolare a quella che era poi questa missione che aveva il nostro patrono, quello di diffondere il messaggio cristiano contro tutti e contro tutto. Diciamo, questo era il fulcro, diciamo, dell'attività valentiniana, insomma. E infatti fino all'effusione del sangue, perché poi esatto. San Valentino fu martirizzato e quindi ucciso con la decapitazione. Decapitato, esatto. Che anche avete rappresentato in un modo molto, diciamo, elegante, no? Senza... Sì. Beh, abbiamo cercato di renderla meno drammatica, certo, possibile, ma mantenendoci in linea con quello che è il messaggio di amore e di speranza che diffonde, diciamo, il nostro santo. Ecco, padre Bose, come unire appunto questi due messaggi che in fin dei conti poi sono il messaggio del Vangelo di Santa Teresa e San Valentino? Voi ogni giorno praticamente, no? Perché il vostro carisma è carmelitano, quindi rimane nella vostra attività di parroci, di sacerdoti, sì. Però siete sempre all'ombra di San Valentino. Ecco, volevo complementare con l'idea che ha detto professoressa, anche Emiliano, citando la definizione della preghiera, che c'è una frase di Francesco de Sales, quanto più la grazia ci divinizza, tanto più ci umanizza. Quindi normalmente guardando i mistici contemplativi diciamo è fuori del mondo, invece in realtà se andiamo a cercare le profondità si vede che non è così. Nella misura che si avvicinano a Dio sono orizzontalmente o vicino alla gente, sì. Quindi questo è vero nel caso di San Valentino, anche Santa Teresa, che per la fede, per la gente di fede, per il Signore ha voluto dare propria vita, dare via, era come un chicco di grano che si muore e produce frutto. Anche Santa Teresa, avendo questo grande amore per il Signore, voleva dare tutto questo amore ai confratelli, al popolo, ai fedeli, quindi nella misura con cui cresceva nell'amore con Dio, si cresceva anche nell'avvicinamento, nell'amore verso... Quindi io vedo questo nell'aspetto dell'amore, sia quello di Valentino, certo, patrono dell'amore, e Teresa propone questo grande amore che ha sperimentato per tutti noi. Quindi vedo questo legame. Quindi io non credo nelle parole delle persone, magari superficialmente dicono che questo è fuori del mondo, ma sono proprio dentro. E questo aspetto appunto anche, no, della presenza e dell'attività di Santa Teresa che colpisce per una monaca di clausura. Lei è stata praticamente una persona, anche lei, che ha vissuto a 360 gradi la sua spiritualità, la sua diciamo essere anche una religiosa. E volevo dire a Cristina, chiedere che qual è, diciamo, l'aspetto che più di Santa Teresa che più può parlare ai giorni nostri. Dal 500 ad oggi la società è cambiata, anche il modo di vivere la religione è cambiato. Questi esempi, questi... Io direi intanto la grande forza, pur essendo donna, che è un grande esempio di coraggio, perché lei dice, esalta alcune virtù che sono la pervicacia, quindi il non mollare, ecco, la pazienza, lei esalta tantissimo, c'è una sua famosa poesia dove dice c'è un insegnamento economico e uno di virtù, dove dice tutto si ottiene con la pazienza, è vero un po' questo, e anche dice a chi ha Dio è sufficiente, a nulla manca a chi ha Dio, che è un grande messaggio economico questo, quindi è anche portatrice di una visione di un ritorno all'essenzialità.
che in tempi di crisi economica è importantissimo, perché la crisi economica non diventa dopo una fonte di depressione perché io non posso avere una quantità di beni che poi di cui non mi faccio nulla e che non sono importanti per la vita spirituale, ma questo ritorno alla sobrietà e quindi all'essenzialità che lei tra l'altro diciamo esalta perché fonda i suoi conventi sul voto di povertà, quindi noi possiamo recuperare da lei questo messaggio della vita ascetica. Ascesi è la parola che significa esercizio, quindi non è castigamento, insomma, e quindi noi possiamo allenarci a migliorarci intanto esercitando alcune virtù che incidono pure sui nostri comportamenti economici. Quindi non badare al superfluo, essere appunto più sobri, eccetera. Poi il salto dalla vita ascetica a quella mistica implica invece il ridimensionamento dell'io da un punto di vista forse più spirituale, e quindi l'onore, l'apparire, la gloria. Dice Teresa, dopo aver capito che i beni materiali non sono così essenziali, bisogna rinunciare a una vita autocentrata, basata sull'egocentrismo, ma essere plastici e diventare strumenti di attuazione di un disegno divino. E quindi più si diventa così, più si diventa attivi, tra l'altro, nel mondo, come diceva Padre Bose, capita un po' la missione, sì, possiamo metterci al servizio. Quindi è molto attuale da un punto di vista economico, poi da un punto di vista sociologico, perché lei esalta questa fraternità, cosa che è la risorsa che manca nelle società di oggi, che sono votate all'individualismo esasperato e alla solitudine, e anche questi aspetti economici che sono molto fecondi, secondo me. Questo è tutto un terreno di pensiero da sviluppare. Certo. Padre Bose, vogliamo ricordare i due prossimi appuntamenti che interesseranno il Festival Teresiano, quelli di marzo, che sono sabato 7 con Teresa e l'orazione come amicizia con Gesù, con Padre Augustin Mollor, e poi il 21 marzo con la proiezione di un film e la lettura interdisciplinare. Ecco, sì. Che cosa proponete in questo mese di marzo? Ok, quindi appunto abbiamo due appuntamenti questo mese, sì. Sabato, come dicevi tu, sabato 7 alle ore 18:30, viene il nostro definitore generale, sarebbe il generale nostro dei consiglieri per tutto l'ordine, loro si chiamano definitori, sì. E lui è un grande amante, ama tanto Santa Teresa, è anche una grande biblista anche, sì. Padre Augustin Mollor è un indiano proprio che sta a Roma, nella casa generalizia, e proporrà questa Teresa e l'orazione come amicizia con Gesù, perché tutto c'è questa base dell'amore e amicizia, quindi presenterà in una maniera particolare tutto questo, un abstract sarà pubblicato anche già sul sito della nostra Basilica, www.sanvalentinoternibasilica.it. Già ho messo l'abstract di questa Interessante, questa quindi conferenza. Possiamo anche farci un'idea, sì, già di si può avere. Poi riguardo il film, può dire una parola magari così? Sì. È in spagnolo, ma sarà sottotitolato, è a cura dell'Istes, che già celebra a Terni ogni anno il Festival del Cinema e Popoli e Religioni, quindi loro sono esperti, e quindi visioneremo questo film sottotitolato in italiano, che è in lingua spagnola, e che appunto presenta un po' l'opera di Teresa, la vita di Teresa, ecco, l'avventurosa vita di Teresa. E poi ci sarà anche un dibattito. Sì, un ecco, poi ci sarà seguire una lettura, sì, fatta sia da Stefania Parisi, poi da Raffaele Federici, che è collega sociologo sempre alla Università degli Studi di Perugia, e Arnaldo Casali, che è il direttore artistico del festival, sì, stesso. Questo sarà sabato 21, 21 alle marzo, ore 15:30 al Cityplex. Cityplex. Sì. Mentre le altre iniziative si svolgono alla Basilica di San Valentino. Valentino, sì. Anche all'università. E all'università, sì. Volevo ringraziare, il festival è stato promosso dalla Basilica
Carmelitane San Valentino dall'Università di Perugia, Dipartimento Economia Sede Terni, e dal Centro Culturale Valentiniano, però hanno collaborato altri soggetti. Li leggo velocemente, sì, perché non vorrei ricordarli e ringraziarli, quindi Associazione Talenti d'Arte, Caritas Terni Narnia Amelia, Cityplex Politeama Lucioli Terni, Compagnia De Romei, l'Istes, Istituto di Studi Teologico Sociali, il Gruppo Musicale di Vittorio Gabbassi, Libreria Alterocca di Terni, Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Ecco, volevo precisare che questo festival è stato un grande lavoro di squadra. Sicuramente, anche perché organizzarlo durante tutto un anno, ecco, è quindi impegnativo. Ecco, tutti sono stati coinvolti, anche soggetti che forse magari nel quotidiano non collaborano tra di loro, no? Pur magari stando in campo spirituale, però devo dire che sono soddisfatta di questo. Anche il metodo di lavoro è bello nel festival, in fondo la fratellanza di Teresa ha serpeggiato, diciamo, anche certo, nella costruzione del festival stesso. Il Centro Culturale Valentiniano in questo ha avuto doppio lavoro, perché è impegnato sì, sul fronte San Valentino. Sai. Devo dire che è stata però una cosa piacevolissima, ecco, collaborare a questo altro festival, insomma, perché ci ha dato la possibilità di conoscere, ecco, alcuni aspetti di questa santa che magari non tutti i giorni sono noti o vengono letti, insomma, ecco, quindi è stata una cosa veramente piacevole e interessante. Ecco, sul fronte invece delle attività valentiniane, quali sono i prossimi appuntamenti, così li ricordiamo anche? Sì, allora continuano ambito. Ancora dei festeggiamenti in onore del nostro santo, siamo ormai, diciamo, ecco, come dire, alle battute finali, e abbiamo un concerto alle 18:30 di sabato 28, sempre in Basilica, perché tutte le nostre attività si svolgono all'interno, sì, del luogo in cui si trovano le spoglie del nostro santo. Quindi sabato 28 alle 18:30 il concerto dell'Orchestra Armonia Città di Terni, diretta dal maestro Agnus Dei. Poi passiamo a domenica 1 marzo. Oltre alla festa delle nozze d'oro, che si terrà alle ore 11, con una solenne messa, insomma, e che ormai, diciamo, è un appuntamento consolidato nel corso di tutti questi anni, avremo invece alle 18:30 un altro concerto dell'Orchestra Canone Inverso. Sì. E noi andremo a concludere le nostre attività, chiamiamole così, valentiniane, domenica 8 marzo, alle 17:40, sempre in chiesa, con la premiazione della sesta edizione del concorso artistico letterario San Valentino ai Giovani, aperto a tutte le scuole elementari e medie della nostra città, su un tema che quest'anno ha avuto come titolo Un piccolo grande gesto d'amore. E concluderemo poi con una nostra, diciamo, partecipazione collaborativa il giorno 14 di marzo, che è un sabato, alle ore 10, con una messa sempre appunto in chiesa, e si procederà al termine, vero padre, alla 34esima edizione del premio di solidarietà organizzato dall'Associazione Carabinieri di Terni. Quindi ecco, queste sono le ultime iniziative. Avete iniziato proprio a inizio febbraio. Sì, il 7 di febbraio con la prima rappresentazione della rievocazione storica, sì, e conclude poi l'8 e il 14 con una nostra partecipazione a livello organizzativo. Allora, padre Bose, i carmelitani naturalmente sono soddisfatti, no? di come si è svolto quest'anno sia l'impegno per la festa di San Valentino e questo festival teresiano. La gente apprezza, ormai vi conosce, anche se voi venite dall'India, vi siete pienamente integrati e siete molto amati non solo dalla parrocchia ma anche dalla città, quindi questo vostro carisma ha comunque fatto breccia, no, nel cuore della gente. Okay. Cioè, prima di tutto ringrazio il Signore per come vengono svolte le cose, poi sono contento di avere tutta questa collaborazione. Se non ci sono queste collaborazioni non faremo quasi niente, quindi merito va al gruppo, al centro culturale e tutti i parrocchiani, certo, tanti volontari, che volontari, c'è un centinaio di volontari che fanno un servizio gratuito, diciamo, dedicando il loro tempo, energie,
per la pesca, per la lotteria, per questi programmi, pulizia della chiesa, servizio d'ordine, segreteria, segreteria. Quindi sono grato a tutti quanti insieme, anche a professoressa Cristina Montesi per questo festival, e centro culturale, tutti quanti, quindi non vanto come carmelitano, diciamo carmelitano, ma è un lavoro di squadra, di gruppo, quindi a tutta la città io sono grato per il loro amore per il santo, per il loro servizio e generosità. Quindi grazie a tutti. Ecco, i invitiamo cittadini. Tutti a partecipare a questo Festival della Spiritualità Teresiana, proprio perché propone Santa Teresa in un modo, diciamo, anche così semplice, di facile comprensione, ma a 360 gradi. No? Sì. Quindi, sì. No, Cristina, rinnoviamo l'invito. Anche perché Teresa è un pochino meno conosciuta di San Valentino, anche se sta nella Basilica Carmelitana, patrona di Spagna, tra l'altro. Ecco, sì. È una grande, quindi è un'occasione per farla conoscere. Io volevo dare un consiglio di lettura, sì, a tutti i telespettatori, di leggere La vita di Teresa, perché è un vero capolavoro, è un'opera molto fresca, lei scrive benissimo, è molto avvincente anche nello stile, anche per farla conoscere, perché noi un po' seminiamo, certo, però dopo anche le persone devono coltivare, ecco, certamente sì, avrà l'opportunità e l'occasione, sì, con la propria anche, no, sensibilità. Sì, segnalo anche la mostra nazionale su Teresa, che inaugureremo sabato 2 maggio fino al 10, che è una mostra itinerante, interattiva, che gira tutte le città d'Italia, quindi ci siamo anche collegati col flusso delle celebrazioni, certo, a livello nazionale, certo, certo, che sarà bella, lì ci saranno tutti i simboli di Teresa, il castello, l'ape, la farfalla, adesso non posso aprire certo, qui questa cosa, però con dei pannelli che saranno spiegati, certo, questa è anche una cosa bella per entrare un po' nel carisma carmelitano, anche chi non, sì, conosce, anche no, chi non conosce, sarà una cosa pedagogica, un modo molto per carina, conoscere i lati che sì, non sono così noti, insomma, no? Certo, se non a chi è proprio legato alla santa in modo particolare, certo. Bene, io vi ringrazio, è stata una bellissima presentazione di questo Festival della Spiritualità Teresiana, appunto perché dà l'opportunità di conoscere una santa dottore della Chiesa, una mistica che magari vista così potrebbe sembrare, no, tanto distante da noi, ma che invece è profondamente radicata anche nella realtà di oggi. Ringrazio grazie, Cristina Montesi, docente del Dipartimento di Economia dell'Università qui a Terni, e Padre Bose, che è il parroco della Basilica di San Valentino a Terni, e Emiliano Buccetti, vicepresidente del Centro Culturale Valentiniano. Ringrazio anche tutti voi per l'attenzione e vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata.